Eccoci, possiamo andare? Sì. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti. La mia compagna stamattina mi ha detto: vuoi la maglietta con la signora italiana? Ecco lei. Per loro l'arte è una cosa. Mozart, mai sentito nominare. Beethoven, mai sentito nominare. Questa è la loro vita. Hanno bisogno di questo? Sì, sì e no. Nel senso che si può vivere benissimo anche senza questo. E questo ci indica... No, non voglio partire, non mi fermo. Beh, questa frase la finisco. Questo ci indica che nonostante si possa vivere una vita serena e consapevole senza l'aspetto intellettuale, l'apprezzamento per l'arte, per un certo tipo di musica classica, qui musica classica non so quante persone ascoltano Bach o Beethoven, però questo ci dà l'idea dell'enorme vantaggio del coltivare il mentale superiore, che prima si coltiva attraverso gli aspetti inferiori, quindi la passione per la musica, per esempio, la passione per l'arte, per il teatro, va benissimo, anche se vissuti non come arte oggettiva, ma come piacere. Si può vivere una cosa semplicemente così. Le persone dicono: mi piace questa musica, ma non sanno, non hanno la minima idea perché dicono così, perché gli piace. Però insomma, vabbè, sono nell'argomento di oggi e quindi passiamo oltre. Hai preparato una domanda, giusto? Sì. Poi non so se abbiamo finito quella, l'ultima. No, mi sa che non riusciamo mai a finire. Cioè, l'ultima era sulle emozioni inferiori, sugli antidoti, che però mi avevi detto che era una domanda molto esteriore, molto superficiale. Sì, sì, questo l'avevamo capito bene. Sì. Ok, va bene, andiamo avanti, vediamo un po'. Tra l'altro, quello che ti volevo portare oggi è molto attinente all'aspetto sì, del... Va bene. E non sapevo cosa chiederti, così ho chiesto a Matteo se aveva qualche domanda. E lui voleva approfondire l'argomento dell'infinito. E, sì. E visto che questo è... Abbiamo iniziato questa serie facendo un crocevia tra la quarta via e logica spirituale, e io ho pensato subito, ed è risultato evidente, che nella quarta via la prima cosa che si chiede di fare, ed è la più importante, è il ricordo di sé. E io quando pratico il ricordo di sé, quando ho provato stamattina per mezz'ora a praticare il senso dell'infinito, ho trovato che li ho trovati molto simili, in quanto secondo me non sono atti meccanici e quindi bisogna farli in maniera consapevole e tutto per entrambi così. Mi risvegliano subito un sentimento, delle emozioni. Per esempio stamattina nel senso dell'infinito mi sentivo più sveglio emozionalmente ed ero più vicino a... Mi risvegliava anche delle sensazioni di gratitudine, di bellezza. E anche nel ricordo di sé è così. Cioè, quando è fatto correttamente, deve portare sempre un sentimento, perché sennò è meccanico, è una semplice immaginazione. E poi la terza cosa che ho notato, e qua concludo, è che sia nel ricordo di sé, sia quando stamattina ho provato a praticare il senso dell'infinito, ho sentito una sorta di influenza. Perché dopo un po' mi sono chiesto: ok, adesso come proseguo? Si è attivato un po' il mentale, ha rovinato la sensazione, e mi sono chiesto: adesso come proseguo? E ho notato che, cercando di acuire un po' quello che sentivo, sentivo la stessa cosa che provo nel ricordo di sé, cioè una sensazione di ricevere qualcosa, di un collegamento, quasi una perdita del senso, delle preoccupazioni ordinarie. Questa è la mia esperienza e il parallelismo con la quarta via. La domanda che è sorta stamattina da Matteo è: essendo una cosa che bisogna fare coscientemente, come portarlo nella nostra vita in maniera più sincera e costante? E poi, se c'è tempo, volevo anche chiederti tu come lo fai, o come l'hai scoperto, come, quale origine ha nel tuo cammino il concetto di infinito. Sì. Matteo, vuoi
Puoi fare tu anche tu la tua domanda, così capisco meglio. L'ultima volta l'abbiamo, nelle ultime volte l'abbiamo toccato, questo senso dell'infinito, però tu hai anche puntualizzato il fatto che il maestro deve fornire quello che è l'input, ma poi il discepolo deve percorrere la propria strada e deve riuscire a diventare autonomo in qualche modo. E quindi come può il discepolo raggiungere quello stato di coscienza? In situazioni più ordinarie della vita di tutti i giorni, quando facciamo il nostro lavoro, comunichiamo con gli altri, qual è lo stato di coscienza che ci permette di raggiungere il senso dell'infinito in quelle condizioni, ecco. Sì, anche tu pratichi come Andrea questi momenti di presenza di sé, di ricordo di sé, oppure no? Ci provo, per esempio ieri quando ero di fronte al mare, e diciamo il non vedere la fine del mare, quindi i limiti appunto del mare, sono riuscito ad entrare in questo stato in cui mi sentivo in uno stato di beatitudine, in uno stato di gioia, di gratitudine, di letizia, una sorta di riappacificazione con me stesso, svincolata da qualsiasi pretesa, e raggiungendo anche una certa fede nell'esistenza, una certa fiducia in quello che la vita ci pone di fronte ogni giorno. Ma se tu provi questo senso di letizia, e lì sei arrivato, cosa ti manca? Il fatto è che forse quando uno lo vincola ad uno scopo ben preciso, che magari è dettato dalla personalità, allora sì, questo senso dell'infinito si dissolve, o comunque uno non riesce a raggiungerlo. Sì, quindi tu, adesso, se ho capito bene, stai dicendo che ci sono dei momenti in cui senti quello che hai descritto benissimo, e altri momenti in cui lo perdi. Sì. Sì. E il problema quale sarebbe? Il problema che alla fine io penso che sia più un lavoro da fare, è quello di riuscire ad utilizzarlo anche in quelle situazioni, cioè riuscire a trovare una comunicazione tra la personalità e l'io, cioè soddisfare, cioè utilizzare quello che la personalità ha imparato durante questi anni e combinarlo con il senso dell'infinito. Non so se mi sono spiegato. Ma io direi che ti sei spiegato benissimo. Più che altro abbiamo visto le tue rotelle girare a vuoto. Esatto. E che ti rendi conto? Sì. Non vi rendete conto? Ma allora avete dei momenti entrambi in cui siete in questo stato di gioiosità, va benone. E non capisco quale sia il problema. Capisco qual è il problema, naturalmente, sono qua apposta. Però questo non è un problema. Il problema è vedere qualcosa che non va in questo stato di cose. Allora, come potremmo chiamare uno stato di coscienza in cui
siamo in questo stato di letizia, va bene? Prima di tutto avete imparato che quando si parla di letizia o di gioia, di tutti, hai espresso tutti gli aggettivi perfetti, non si parla di on-off, questo è un punto importante, non si parla di esserci o non esserci, ma si parla di infiniti gradini ancora una volta. Questo è importante, altrimenti c'è questo senso di agitazione, di delusione che vi attanaglia. Cioè in un momento state bene, nel momento dopo avete perso questo contatto e quindi c'è un sentimento di delusione. Va bene. Già abbiamo fatto l'ultima o la penultima lezione, abbiamo parlato dell'importanza di capire ciò che si è adesso. Vi ricordate quando vi ho parlato, ma cercate di comprendere la sacralità delle emozioni inferiori, eh? Cos'è l'ultima volta che abbiamo parlato di questo? Sì. Perché? Perché ho insistito su quella cosa? Perché è fondamentale, perché l'illuminazione, quindi, che è lo stato di coscienza che potrebbe definire meglio quello che tu hai descritto, anch'esso è comunque all'interno di una scala di valori infinita, ma anche senza esagerare, anche se diamo l'illuminazione 7 livelli, perché a volte la parola infinito può sviare dal concetto, perché insomma uno dice proprio chissà, se si vuol fare una mappa dei mondi spirituali a volte è meglio utilizzare delle forme più semplici, perché la parola infinito ci serve da una parte, ma dall'altra parte a livello di comprensione normale di questi argomenti può essere anche non perfetta per noi. Quindi dividiamo per esempio questa capacità di essere illuminati dall'1 al 7, va bene. Bene, l'illuminazione numero 7 potremmo definirla la resurrezione, va bene? Ci siamo fino a qua, mi capite? La resurrezione è il più alto grado di iniziazione terrestre. Cioè lì, no? Lì tutto il materiale inferiore non ti fa più né caldo né freddo, lo passi come se non esistesse. Infatti, dopo la resurrezione, Gesù si mostra ai suoi discepoli. E come si mostra? Si mostra nel suo corpo di luce. Questo sarebbe un discorso da sviluppare, però è importante, vi voglio solo dare alcune idee di questo. Quindi, in quello stato di illuminazione non ci sono più, non c'è più il materiale, non serve più. Il materiale inferiore si mette a disposizione dell'atto di volontà, di intelligenza e di amore di una persona che si è realizzata completamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se Gesù in quel caso, che era risorto, avesse avuto bisogno di materia inferiore, poteva prendere questa materia inferiore a suo piacimento e lasciarla a suo piacimento. Essendo il più alto grado di iniziazione, oramai quella che è il piano della personalità è semplicemente un servo fedele che ripropone la volontà di colui che la utilizza senza destare nessuna preoccupazione, senza destare nessun conflitto. Pur essendo materia conflittuale in sé, questo l'ho già accennato, ma è abbastanza semplice da capire, tutta la materia che appartiene al mondo terrestre è materia conflittuale, vuol dire che, e da questo non si esce. Noi siamo fatti in larga parte, perlomeno per la parte visibile, di materia conflittuale, quindi viviamo costantemente questo tipo di conflitto. Vabbè. Perché è importante vedere questa cosa? Perché per arrivare alla massima iniziazione terrestre bisogna passare attraverso un'altra iniziazione precedente, che si chiama? La crocifissione. Qua dovreste già aver capito tutto, dovremmo smettere di registrare, però dato che siete un po' zucconi ve lo devo spiegare, però poi vedrete riascoltando la registrazione che qui potevamo smettere. Perché è obbligatorio passare dalla crocifissione per arrivare alla liberazione totale, cioè alla risurrezione? Sì, perché sono iniziazioni. Iniziazioni sono degli scalini
nessuno ha mai parlato di saltare gli scalini, perché non vuol dire niente saltare uno scalino, cosa salti? Che scalini salti? Dove salti? Questo è un concetto fondamentale. Mai nessun insegnante, nessuna guida ha parlato che si possa saltare dei gradini. No, si possono accorciare, abbreviare, va bene, però non si possono saltare i gradini. Ma non vi ispira qualche cosa? Non vi dà ancora una volta un sentimento, visto che giustamente vi state abituato a comprendere con un certo sentimento? Quindi siete sempre rotellosi, e questo va benissimo. Ma le rotelle vanno bene quando sono a servizio di qualcos'altro. Allora, cari ragazzi, perché potremmo finire qua? Perché se voi riflettete un attimo sulla crocifissione, hai voglia di fare esercizi di ricordo di sé? Poi alla volta mi spiego, adesso sono un po' sibillino, ma insomma, la crocifissione è una cosa tremendamente seria. Ciò vuol dire che ci sarà un momento in cui la nostra personalità sarà inchiodata. Cosa vuol dire che la nostra personalità sarà inchiodata? Semplicemente che arriverà un certo momento in cui non avremo più la possibilità di esprimerci sul piano fisico, emozionale, mentale, terrestre. Gesù durante la crocifissione era inchiodato sul piano fisico, quindi incapacità di muoversi, cercate di vedere questa incapacità di muoversi oltre il fatto che era lì che non poteva camminare, cercate di capire, andare oltre, ma questo lo fate con facilità. Era inchiodato dal punto di vista emozionale, perché tutti quelli che lo osannavano qualche giorno prima si sono rivoltati contro di lui, lo prendevano in giro, gli sputavano addosso, gli stessi che qualche giorno prima lo osannavano. Sapete che Gesù è arrivato a Gerusalemme e la folla lo acclamava, qualche giorno dopo non lo acclamava più. E poi era inchiodato dal punto di vista mentale, perché il suo insegnamento era completamente scomparso. Ciò che si poteva osservare di Gesù inchiodato era il totale fallimento di tutta la sua esistenza. Il totale fallimento di tutta la sua esistenza, senza allievi, senza discepoli, senza le sue teorie, non le cagava più nessuno, senza le persone che amava, praticamente sparite, a parte la mamma, e, insomma, a parte tre donne, meno male, ci vogliono, adesso non è il caso di parlare oggi delle tre donne, ma è fondamentale questo, per vedere che, allora, intanto dovreste già pensare adesso che ogni volta che io parlo di qualche cosa, quello dovete assolutamente riportare al mondo interno, sempre. Cioè, sto descrivendo la crocifissione e guai a voi se voi pensate a qualcun altro che viene crocifisso. Vi spiego, dovete sempre riportare le cose al vostro mondo interno. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che quando io vi parlo dell'impossibilità di agire su un piano fisico, voi dovreste immaginare cosa potrebbe voler dire dal vostro punto di vista. Vi dico subito che ci vorrebbero almeno 20 minuti di interiorizzazione affinché voi sentiate nella carne, no? Bisogna sentire certe cose, vi tocco perché è essenziale che ti tocco, perché certe cose bisogna sentire nella carne. E non è che dicendo così, Gesù è crocifisso, non poteva muoversi, voi istantaneamente percepite questa cosa nella carne. Però questo fa parte del processo di crescita, In quel processo di crescita, siamo qua per parlare apposta di questo processo di crescita, ci sono tantissimi gradini e molti di questi gradini riguardano proprio la capacità di riportare a sé tutto quello che è l'insegnamento esterno. È fondamentale questo. Quindi, a livello emozionale, per esempio, vedete, ci vorrebbe una mezz'oretta in cui chiudete gli occhi e entriamo in questo mondo. Perché no? Però una lezione dura un mese e mezzo, perché per impregnarsi bene di un certo sentimento bisogna proprio andare in profondità, come abbiamo fatto due o tre esperimenti nel passato, e vedete quanto siano proficui. Questo non vuol dire che non lo faremo, però
prima devo preferisco un po' inquadrare la cosa affinché voi dal punto di vista mentale, dato che siete due persone mentali e non è un difetto, semplicemente avete sviluppato gli aspetti superiori della materia mentale terrestre, il che è un lavoro da fare, e cioè avete sviluppato il livello numero 4 del mentale, no? E il livello numero 4, sapete che bisogna lavorare sul livello numero 4 perlomeno nel sistema che propongo, che è quello di una logica spirituale, si chiama infatti logica, quindi è semplice da capire, affinché voi impariate a maneggiare le particelle del mentale più vicine possibile a quelle del mentale superiore. E il mentale superiore è fuori dalla trappola. Il livello 4 è al limite. Quindi adesso, anche che voi capiate o che non capiate cosa sto dicendo, è comunque voi state lavorando al limite del vostro livello numero 4, ed è per questo che ogni tanto vi faccio delle trappolette, delle cose strane, perché quando vi faccio riflettere su delle cose, pur facendolo simpaticamente, perché ci vuole sempre questo sorriso di fondo che spesso voi dimenticate, poi ci ritorneremo su questo aspetto perché è fondamentale anche questo. È importante procedere in questo tipo di gradini e comprendere quello che sto dicendo, quindi lavorare sul livello numero 4, anche ricordatevi poi che anche per le persone che ci ascoltano, che magari pensano ogni tanto che stiamo dando i numeri, le particelle del mentale sono qua tutte intorno a noi, ci sono le particelle più dense, come abbiamo visto recentemente, le particelle più delicate. Se dividiamo questo materiale in 7 parti, comprendiamo che ci sono sicuramente le 3 parti inferiori che appartengono, come abbiamo visto l'ultima volta, che appartengono al mondo del mentale inferiore, sono i pensieri ripetitivi, i pensieri senza senso, la logica terrestre, il pensiero unico è tutta spazzatura planetaria, il pensiero unico è tutta spazzatura, così semplice da vedere, però a quanto pare non è così ancora su questo pianeta. Quindi 7 livelli del mentale, ma attenzione, senza complicarsi la vita, perché non è difficile da capire. Quindi questo livello 4, che è il livello intermedio tra i 3 livelli terrestri e i 3 livelli sopraterrestri, extraterrestri, chiamiamoli così, quelli che appartengono all'anima, ovvero sia, sempre per chiarire il concetto, quando noi moriamo un po' alla volta, noi lasciamo andare i 3 gradini inferiori, il quarto, ma insomma il quarto è lì, e poi incominciamo a vivere nel cosiddetto al di là, in quello che è il mentale superiore. E qui in questo sta la grossa sorpresa degli esseri umani, che essendo quelli che hanno sviluppato, cosa vuol dire sviluppato, la capacità di maneggiare, di coordinare, vi ricordate cosa abbiamo detto, la capacità di coordinare questo materiale delicato non è alla portata di tutti gli esseri umani. Questo vuol dire che andando nell'aldilà non sempre si comprende cosa sta succedendo, mentre invece a livello emozionale noi viviamo dei momenti di intensa gioia, di intensa profondità, perché questo lo conosciamo. E infatti tu hai descritto la cosa e si capisce che conosci, come la maggior parte degli esseri umani conosce, l'aspetto emozionale superiore. Qui, per esempio, viviamo in una nazione in cui la popolazione, specialmente quella femminile, specialmente la popolazione femminile, è aperta al mondo dell'emozionale superiore. Ora, devo fare una parentesi perché è necessaria. Una persona che viva qua e che provi un'esperienza di comunione con osservando il mare in una situazione di benessere interiore come quella che hai descritto tu, non sarebbe capace di descriverla, però si capirebbe che sta vivendo, che ha vissuto questa esperienza da che cosa. Allora immaginate la nostra cameriera che
domenica spero di invitare al nostro incontro. Da che cosa si capisce che ha toccato il mondo dell'emozionale superiore? Rifletteteci un attimo. Lo so, sono antipatico, lo so, lo so. Da cosa? Dallo sguardo che ha. Ecco, vedi? E poi? Giusto, eh? Giusto, è questo, proprio questo che volevo sapere. Dallo sguardo e dal? Dall'atteggiamento, dal... Sì, sì, dal profumo che emana. Profumo che emana. Tutte le azioni che fa. Sei furbo, sei furbissimo, furbissimo. Riusciresti a turlupinare chiunque. Sei bravissimo, è bravissimo Andrea. Perché lui è un complimento che gli faccio, però è venuto qua in Thailandia per smettere di turlupinare. Hai capito? Allora parlo a turlupinare. Perché vi ho fatto questa battuta? Perché avete riso, sorriso. Allora, giustamente, Matteo dice, si riconosce dallo sguardo e dal? Dal sorriso. Dal sorriso, dal sorriso. Tu hai raccontato la tua storia, Matteo. Senza sorridere. Tu hai raccontato la tua storia, come se tu leggessi la ricetta delle trenta pesto. Mi capisci cosa voglio dire? Mi capisci? Cioè, vi ricordate l'importanza della domanda? Né? Per questo te l'ho fatta dire la domanda, perché a parte che Andrea che racconta una domanda di Matteo non ha senso, però fa parte, comunque siamo amici, quindi c'è questa, va benissimo, però devi essere tu che fai questa domanda, perché dai, ci capiamo cosa voglio dire, no? Perché io ho bisogno di ascoltare la tua sensazione, ho bisogno di ascoltare te, e quindi Andrea che dice la domanda di Matteo è questa, va benissimo, va benissimo, però dalla padella alla braccia. Per quello che ti ho fatto fare la domanda a te, perché è importante, importante, questo vi serve, perché quando voi ascoltate gli altri, una domanda di uno fatta da un altro ha senso, no, non ha senso neanche a livello orizzontale. Detto questo, ci vogliamo bene, quindi si può fare, non è un delitto, tu hai fatto fare la tua domanda a lui, però adesso senza dilungarsi troppo in questa cosa. Hai raccontato questa cosa, hai detto in uno stato di estasi, in uno stato di letizia, però l'hai raccontata come se dicessi ho un po' di mal di pancia e devo cercare un bagno perché insomma vorrei che evacuare. Perché metto l'accento su questa cosa? E anche questo è abbastanza semplice da capire. Perché in voi c'è come una specie di, sì, veramente un fusibile, sapete cos'è il fusibile? Cos'è il fusibile? Il fusibile, a un certo punto clic e voi da questo stato di benessere entrate in uno stato di zombamento in cui dite stavo così bene stamattina con un leggero senso di rammarico, in voi c'è questo rammarico perenne, che io cercherò di estirpare. Ora, sono incerto se estirparlo con la gentilezza oppure con la forza. Il problema è che siete il doppio di me e devo scegliere la via della gentilezza. Però capisco gli insegnanti zen che usavano i bastoni, li capisco, li capisco. Una bastonata al momento giusto, quella risveglia che dice oddio cosa è successo, cosa ho fatto, però siete troppo forti per me, devo usare il sistema della gentilezza, va bene, mi devo rassegnare, mi sa che non userò mai il bastone, anche se mi dispiace per certi aspetti e anche se mi dispiace non aver ricevuto le bastonate al momento giusto, perché... però insomma abbiamo sempre vissuto in Occidente e questa cosa delle bastonate non si riesce a capire. Vogliamo parlare un minuto delle bastonate? Perché una bastonata al momento giusto è utile? Perché ti sveglia dal sonno. Ah sì, ti sveglia dal sonno. Sì, ti scaraventa in uno stato, Matteo, una bastonata. Di attenzione, perché
tu metti l'attenzione sul dolore che hai appena ricevuto. Sì, Come certo. quando una malattia, che quella malattia ti ricorda Bravissimo, sì, esattamente che c'è certo. qualcosa da. Ma la cosa più sconcertante qual è? Al di là del dolore. Qual è la cosa più sconcertante? Dici, ma come? Sono venuto per imparare a essere consapevole, questo mi mena. No? Questo è Lo stato di sconcertante. coscienza dopo aver ricevuto la bastonata. Non è dopo, è durante. Cosa accade durante la bastonata? Accade che i tuoi schemi mentali c'è una grandissima possibilità che vadano completamente in tilt. Sai cosa significa andare in tilt? Significa che a un certo momento i tuoi schemi mentali, che sono quelli che ti causano quel malessere quotidiano, in quel momento vanno in tilt completamente. E quando vanno in tilt, resta ciò che sei. Cioè, improvvisamente ti accorgi che c'è una parte di te che è saltata. Ecco il fusibile. Salta. Perché non te l'aspetti, perché non è che uno ti dica adesso ti colpisco qui per tutti i precari, certo. No, pum. Generalmente questa cosa si fa, anche se sono storielle, ma insomma, possiamo essere sicuri che funzionasse davvero così, per cui ci sono i monaci in meditazione e quando la guida percepisce che c'è qualche monaco che è disattento, senza dire niente, va dietro in silenzio e gli dà una bastonata. Ma non deve essere forte perché è comunque un'umiliazione per la personalità e questo è l'obiettivo. L'obiettivo non è far male al corpo fisico, l'obiettivo è far male alla concezione che noi abbiamo di noi stessi, per cui siamo lì. E stiamo facendo una cosa e uno ci dà un calcio e dice: con quel calcio, di cosa ti accorgi? Che in un millesimo di secondo hai una grandissima probabilità di ritornare alla demenza precedente. Ascoltami, allora. Una persona cerca di svegliarsi, va bene? Di fare un lavoro su di sé. Quindi cosa fa? Fa un esercizio di ricordo di sé. Poi si ricorda di sé, lì dice, adesso faccio il ricordo di me. Poi ci spiegherai cosa fai, perché so qual è l'esercizio, ma insomma. E uno si mette lì l'esercizio del ricordo di sé ed è quante probabilità ci sono che una guida ti dia una bastonata. Ah, una domanda. È una domanda, sì. È una domanda. Allora, lui è lì nel ricordo di sé. Boh, tu lo vedi, te lo immagini? È lì nel ricordo di sé, non so cosa fa, fa una faccia seria comunque, perché mi sto ricordando di me, hai capito? Au, non mi rompete le scatole, stacco il cellulare, stacco tutto, chiudo la porta e qui ragazzi io sto facendo un esercizio del ricordo di me. Che va bene, l'esercizio va bene. Quante probabilità ha di ricevere una bastonata? Se allontano dalle persone, zero. Cioè, Aspetta, se che c'è qualcuno questo è più avanti ancora per la mia comprensione. Questa va al di là della mia comprensione. Ripeti. se sei chiuso nella stanza, non, Ah, nessuno può perché non c'è nessuno entrare. dentro. Ah, giusto, bravissimo, bravissimo. Vabbè, è vero. Ammettiamo che ci sia la guida all'interno della stanza, va bene, cioè che lui si sia chiuso in sé dentro, va bene, giusto, giusto. Quante probabilità ha facendo questo esercizio, con questa faccia da esercizio, perché ci sono le facce da esercizio, perché ci sono le facce da esercizio, quanta probabilità ha di prendere una baccata? Beh, se l'esercizio non è funzionale al suo obiettivo, la probabilità c'è. Oh! Cominciamo a capirci un po', come funzionano le cose. Sì, la probabilità è molto alta. E a cosa servirebbe questo bastonato? Farlo risvegliare da quello stato che lo manteneva agganciato a quello zombamento. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Detto questo, gli esercizi sono utili, sì, sono utili, però io non ho mai fatto un esercizio di presenza in vita mia. Mai. Il che non vuol dire che
quello che faccio io deve essere quello giusto, intendiamoci, altrimenti è come l'aspirina. Io prendo l'aspirina, mi passa una cosa e consiglio a tutti, rompo le balle a tutti di prendere l'aspirina. No, ognuno deve modulare la sua crescita come vuole, ci mancherebbe, questo che sia chiaro. Voi fate gli esercizi che volete, però il principio, e cioè tu hai raccontato la tua esperienza, che è bella, hai parlato di Letizia, però dov'era la Letizia? Da un'altra parte. Tu eri qui, la Letizia era dall'altra parte. Che mi dirai, certo Max, ma sono venuto apposta perché ho questo tipo di incoerenza nel mio modo di essere. Adesso che avete capito fino qua, ritorniamo.